La squadra mobile di Ragusa ha arrestato 3 imprenditori e denunciato altri 9 per sfruttamento dei braccianti agricoli. L'operazione si è svolta dopo indagini condotte tra Ragusa e Vittoria. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Orazio Spataro, il giovane ispicese che ha perso la vita in un incidente in moto avvenuto sulla Ispica Pozzallo la notte del 22 luglio scorso. L'esame autoptico è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Ragusa. Il sindaco di Ragusa, Federico Piccitto, ha incontrato ieri il governatore Crocetta. Il presidente della regione ha assicurato che entro oggi sarà emesso un provvedimento urgente per risolvere la questione dei rifiuti. Un buco di 14 milioni di euro nel bilancio del libero consorzio e l'impossibilità di redigere il prossimo bilancio di previsione. I servizi essenziali garantiti alla provincia sono a rischio, si chiede l'aiuto della regione. Si avvicina l'appuntamento con la 23esima edizione di Ragusani nel Mondo, che si terrà dal 3 al 5 agosto con tanti spettacoli e novità. Saranno 5 premiati. La serata del 4 sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente. Vi ricordo che potete vedere la versione integrale del TG sul canale 74 del digitale terrestre e sul sito www.canale74.it.